fondo la Pass Construence la lasciamo a Magalino la prossima volta, che mi può ascoltarlo volentieri. Penso che la Pass Construence sia gli otto punti di Bersani. Io capisco che ci sia dell'ironia, non si capisce quello che dice Bersani, però gli otto punti li ho capiti. Se volete li elenco. Quando si dice che i parlamentari guadagnano la metà, io lo capisco. Chiaro che in campagna elettorale si dice che devono guadagnare come i sindaci, se uno non sa cosa guadagnano i sindaci non sa quanto guadagnano i parlamentari, poi sarà sbagliato. Ma dire che metà parlamentare, metà prezzo, che è lo slogan che usammo con Renzi 3 anni fa, adesso lo capiscono tutti, se no siamo deficienti. Dire che il consumo di suolo è un tema politico nazionale è la prima volta che a me capita di sentirlo dire da un segretario nazionale di un partito da Fazio, e come è capitato la settimana prima di questa. Dire che c'è il reddito di inserimento, è un cambiamento proprio per le persone che si chiamavano in causa prima, perché gli ammortizzatori sociali sono legati in Italia al lavoro di una certa serie di aziende di una certa dimensione che sono sindacalizzate o hanno la contrattazione nazionale. Tutti gli altri si attaccano al tram. Questo noi lo dicevamo nel deserto della CGIL, di Fassina, della sinistra del partito, di tutti quelli che volete, perché non andavano bene quelle proposte. È vero, se volete vi andate a vedere, vi stanno. Adesso lo dicono, io lo capisco cosa vuol dire e mi sembra un cambiamento molto importante. Non c'è il rimborso elettorale spiegato chiaro? Beh, bisognava essere sinceri, secondo me azzerare i rimborsi elettorali è una proposta demagogica, dobbiamo farlo per forza, facciamolo, però non è giusta, sappiamo che quello non è giusto. Sappiamo anche però che le spese per il mantenimento dei dipendenti del PD è 1,5 milioni di euro. Gli altri milioni cosa cavolo servono? Possiamo chiedere, per quello che serve fare la Pars Construence di cui parlava prima Francesco, cioè serve capire come si fanno le cose, come si potrebbero fare meglio. Però non dire, io non sono un demagogo, io non penso che si debba dire che è tutto, allora facciamo tutto quello che si orecchiamo al bar. Facciamo, secondo me si può fare una buona parte di quello che orecchiamo dando delle risposte, e l'altra parte ce la mettiamo con un po' di visione. Se volete la mia, io sono d'accordo con la questione sulla globalizzazione, quindi l'ho preso i voti soprattutto sulla questione dell'euro, cioè questa è la politica, lo scenario, ma sull'Europa ha preso i voti a sé. Guardate che è così, e noi finché saremo in uno schema bloccato perché ci sono le elezioni germane, perché abbiamo i 2.000 miliardi di debito, perché abbiamo la rogna, non andiamo da nessuna parte su questo tema, perché l'Europa noi non siamo più riusciti a portarla in Italia come tema politico, non siamo riusciti a spiegarlo, tutte cavallette, tragedie non erano. Questo è un tema fortissimo. E guardate che la questione di fondo non è solo comunicativa, lideristica, c'è anche la passione e la carne viva delle persone. In un comizio a Monza, Grillo, a un barbone, a un clochard, dice: ma perché ti lamenti che lo contestare? Dici, io ti do 1.000 euro anche a te, capite? Allora, riusciamo a trovare una via di mezzo tra dire una cosa del genere, che è evidentemente fuori dalla grazia di Dio, e quelli problemi che venivano posti? Riusciamo a spiegare come si fa con calma e magari facendolo spiegare a delle persone che abbiano un po' di credibilità? Scusate, io non sono, dicevo prima, giovani contro vecchi, non è quello il conflitto, Francesco, ne parliamo un'altra sera. Non è Renzi Bersani il conflitto è sociale ed è stato negato nelle battaglie sindacali, è stato negato anche dalle battaglie sindacali in alcuni casi, perché io certe volte sono più vicino a Landini che alla Camusso e non sono un sinistro naturale, diciamo, ma mi appassiona di più quel modo di porre la questione di altre forme super non ingentilite. Beh, dicevo, insomma, il conflitto però si vede perché lì noi abbiamo visto un paese stare male, questo è il punto. Allora lì la scorciatoia è dire si lavora 20 ore, capisco anch'io la saggezza e la provocazione, però intanto lo dice, noi non lo diciamo, siamo credibili che siamo fordisti, no, noi forse cerchiamo delle soluzioni che siano di governo, perché la prima cosa che vorrei dire per concludere questa serata è che il cambiamento e il governo devono stare insieme, diteglielo agli elettori del 5 Stelle, diteglielo a quelli che non votano più di con l'ansia, capisco tutto. Però se si vogliono cambiare le cose, in quei 8 punti che sono 84, 100.000, ne scegliano 3 e le facciamo, giuro. E le facciamo tutti convinti, perché nel gruppo parlamentare nessuno vuol fare alleanze col PDL, tranne qualcuno, diciamo, che è particolarmente bizzarro. C'è qualcuno che vuole fare il governo del Presidente, che è furbo, no? Così dice, no, non sembra che stiamo con Berlusconi. Tutti gli altri, soprattutto quelli eletti con le primarie, non ci vanno dalla gente a dire che votano un governo con Berlusconi. Non ci va, si dimettono prima, scolorano. Tra l'altro mi si diceva le primarie, per dire le occasioni mancate, a volte le intuiamo le cose giuste a fare, le primarie per i parlamentari erano giuste, hanno davvero un po' ammorbidito il concetto, le abbiamo fatte a Natale.
io le ho stravinte, io ho vinto il premio, ho preso più voti di tutti gli altri, per forza. Ero consigliere regionale, andavo in TV, radicamento e visibilità, e ho vinto le primarie, lo sapevo prima di farle, ma mi pare normale. Si potevano fare a metà di gennaio alla fine, no? Sì, o il 10 di gennaio. Si poteva fare in modo che ci fosse un po' di dibattito tra i candidati. Si poteva farle vedere questa visibilità. Però guardate, no, perché dopo si dice giustamente il conflitto. Queste cretinate, banalità, qualcuno le faceva. Qualcuno diceva di organizzarle prima e per tempo, le primarie per il Parlamento. Qualcuno non confidava nell'ipotesi che si cambiasse la legge elettorale, non per cattiveria, ma perché era preoccupato che non si cambiasse. E queste battaglie sono state fatte. Allora, io dico, anche rispetto al tema circoli base, vogliamo farle esplodere questo dibattito? Io non sono uno arrabbiato nella vita, però voglio dire, facciamo questa discussione, per una volta la facciamo definitivamente, perché anche sui rimborsi, vi faccio un altro esempio ancora sui rimborsi elettorali, il problema è che stanno sui coglioni pure i circoli del PD, rimborsi elettorali, perché i circoli del PD non li vedono, capite la bizzarria, cioè, capite? No, no, lo so che lo sapete, però... No, ma non è che c'è un circo, qualcuno dice, ma da voi come è evitato? No, non li danno a nessuno. Allora, cerchiamo di mettere in fila le priorità. Per me la priorità è quella della, dell'economica, del lavoro di chi sta sopra, dal punto di vista sociale ed economico e politico. C'è una priorità di opportunità che è quella dei costi della politica, e facciamo le cose che si volete, non so, li decidiamo a memoria, gli 8 punti. Siamo più cattivi, facciamolo. C'è anche una questione di governabilità, perché la legge elettorale non è un toccasana, perché la tripolarizzazione non governa nessuno comunque, cioè rischiamo di ritrovarci fra 3 mesi con risultati leggermente diversi e nessuno che ha la maggioranza. Segnalo tra l'altro che Berlusconi ha sempre le regioni del Senato, perché se non si cambia la legge elettorale lui si mantiene le sue roccaforti, che sono una la vostra, una la mia, c'è la Campania, la Sicilia che è ballata questa volta magari torna a casa, e c'è la Puglia dove abbiamo preso dei brutti risultati, però sono le regioni più significative, giusto? Ecco. Quello che vorrei dire quindi è che la strada è segnata in qualche modo. Adesso il consiglio che do è, rispetto alla campagna elettorale che non abbiamo fatto, possiamo farla una nuova adesso, per cui che anche se siamo al governo sarà una campagna politica permanente. Quindi le scelte di chi mandare in TV, del messaggio che si dà, anche quello che richiamava Francesco in ultimo, cioè delle cose che si possono fare, iniziamo a farle. A farle sostenendo Bersani, perché anch'io trovo sbagliato fare distinguo, Matteo Renzi non ne ha bisogno, è popolarissimo, non c'è bisogno che vada lì a fare lo gnè gnè. Tanto si sa che è lui, no, se non c'è più Bersani, il favorito, punto. Il punto adesso vorrei sostenere Bersani, lo dice uno che non è stato iper bersaniano, diciamo. Ha sostenuto la campagna elettorale di Bersani come tanti altri, facendo grande fatica, perché quando si andava nei posti trovavi sempre la stessa platea, stasera è multicolore, è 5 stelle la platea, di solito sono 20 persone infilate che sono annoiatissime, perché sanno già tutto quello che dici, che commentano la puntata di Ballarò della sera prima, ma guardate che così, io dicevo, uscite dal vostro corpo, uscite dal cancicino, andate a lavorare, no, ma perché mi vedevo dappertutto, poi c'era un'esperienza all'ultimo sangue, tipo sale gelate in Lomellina nella neve, dicevo, ma lasciate state a casa, cioè, no, invitatemi in una casa a parlare con della gente che non ha ascensore, con due persone che però non ci conoscono già tutti quanti. Questa, abbiamo fatto tutto questo discorso, abbiamo la possibilità di rifarci in modo clamoroso. Vado velocissimo per non annoiarvi di più. Sulla questione dell'inseguimento a grido, sì, però certe cose non sono inseguimenti a grido, sono cose da fare minimo. Cioè, il costo della politica è stato detto, la questione sociale esploda, fa niente, facciamo niente. La questione europea va posta con maggiore determinazione, non per lisciare il pelo. Chi lo può fare se non un partito di governo? Sarebbe meglio farlo al governo? Secondo me sì, se no ricominciamo uguale a prima la campagna elettorale. Questa è la mia idea. Da ultimo su questo argomento, io non sono perché Bersani debba fare il premier per forza se non si vota. Bersani fa una proposta in cui lui è premier, giusto? Se gli dicono che non va tutto bene il governo tranne Bersani, io un dibattito lo faccio nella direzione del PD. Perché se mi chiedono Rodotà è un governo di strafighi esagerati, e io magari lo voto, eh no, scusate però, perché sennò ci siamo capiti, certo. Perché Bersani è giusto che lo faccia, perché è il portavoce, il candidato premier, il segretario del PD che va da lui, mandiamo, estraiamo a sorte un parlamentare a caso, lo mandiamo alla Napoli, lo mandiamo lui. Dopodiché se l'obiezione di Grillo è su quel punto lì, io sono per discutere, senza essere sleale verso nessuno, verso
viaggio. Dall'altra parte, se saltasse anche questa ipotesi, si torna a votare, perché secondo me fare un governo con PDL è la follia totale. Spero che su altre cose, perché dico che secondo me la questione globale, l'euro, i grandi temi hanno deciso moltissimo. Guardate che la vicenda del BTS è una vicenda sulla quale noi, come per fare un esempio di Pass Construence, no, dovremmo fare luce sulle fondazioni bancarie, sul conflitto di interessi. Sapete perché non si fa il conflitto? Mica per Berlusconi, no. Perché il conflitto di interessi ce l'hanno tutti in questo paese. Non è fare demagogia, perché io ve le racconto una fisa, tra l'altro a Verona voi avete uno scienziato, come dire, della ramificazione bancaria, no? Quelli che governano, la città. Per dire che sarebbe proprio un bel dibattito da fare con la destra, la sinistra, perché su quello sono stati sorpresi, su un tema dolorosissimo, perché il tema della finanza è un tema che Bersani interpretava bene prima dello scandalo del BTS, lo scrivo anche nel libro, quindi davvero qualche mese fa, era il tema su cui lui riusciva a spiegarla anche con un riflesso un po' antico, però diceva la finanza non va bene perché c'è l'economia reale, cioè riportava sempre, e sull'Europa aveva detto delle cose anche abbastanza influenti. Ovviamente con MPS la cosa si è smorfiata, no, perché sennò viviamo in un mondo irreale. Ultimissima cosa che volevo dire, ecco, sulle campagne elettorali che non servono, le campagne elettorali servono, cioè Maganino c'ha ragione a insistere su questo tema, perché noi non possiamo dire le cose male, non capisco perché, c'è anche una forma di incuria, di imperizia, di disinteresse, ma noi se abbiamo un tema forte non lo interpretiamo, che è un po' quello del discorso della sincerità di prima. Se noi abbiamo la convinzione che questi 8 punti non va bene, 3, 2 ci piacciono e ci crediamo, dobbiamo dimostrare. Lo slogan lo troviamo insieme, c'è quello che va a fare gli slogan, c'è quello che sa costruire il progetto di legge, però a volte sembriamo veramente distanti dalle cose che proponiamo. Questo capita ogni tanto anche a Bersani quando racconta le cose, no? Non sembra motivato perché non la ripete 100.000 volte, si stufa magari, però guardate, la cura era sul limo. Quello là restituiva, il Grillo a un certo punto la abolisce e noi eravamo sui 500 euro, che però non si capiva bene che cosa fosse, non era difficilissimo spiegare che fino a 500 euro non si pagava, compresi quella che la pagava 700, i 500 erano scontati, non era impossibile. Poteva anche fare l'esempio della signora che arriva e dice lei pagava l'IMU, adesso non la paga più, invece la faccio pagare a quello che ha 16 garage e 8 appartamenti, no, non era impossibile, non è che ci abbiamo messo proprio tutta la fatica del mondo. In Lombardia io ho insistito perché ci fosse una proposta chiara da manifesto per l'abolizione, per l'esenzione dei ticket sotto i 30.000 euro di reddito. La risposta è stata che noi non eravamo tanto d'accordo, cioè noi volevamo prima uniformare, cioè modificare l'ISE perché tenesse conto del reddito del patrimonio in un modo più virtuoso, e poi avremmo fatto una proposta, dico ragazzi, questi non c'entra Ambrosoli, il segretario, perché poi non è colpa dei singoli, è che non ci si rende conto che non mi arrivi, come dicono quegli amici, no? Non sei arrivato, è così la questione, non mi stai parlando a nessuno. Allora queste campagne, io non sto facendo il tema della comunicazione, è insieme alla politica, quando si costruisce una proposta politica bisogna dire a chi mi rivolgo, a quelli di Fare, a quelli di Grillo, a quelli di mi rivolgo agli elettori, mi rivolgo agli operai, mi rivolgo alle donne, mi rivolgo ai giovani, a qualcuno parlerò. Questa cosa non si è vista, guardate che non si è vista anche su temi caldissimi, sugli inceneritori. Vi faccio l'esempio, finisco, perché bisogna essere determinati. Io ho scoperto che in Lombardia si possono chiudere nel 2020 quasi il 75% degli inceneritori. Non è una roba da matti, lo dicono i tecnici della regione. Se lo dici una serie di diritti arriva in testa una bottigliata perché sei un demagogo, perché gli inceneritori servono. Se vai a vedere come sono smaltiti i rifiuti, se ospiti le... Esatto, per esempio Desio, che è un caso molto interessante per il Partito Democratico, se vai a vedere come sono smaltiti i rifiuti, qual è il ciclo integrato, le buone pratiche, fai venire i movimenti, fai venire gli esperti e costruisci davvero quel partito ospitale che dicevo, scopri che è possibile. Perché non l'abbiamo detto? Perché noi, perché dicevo prima, non iscrivo Grillo, però è impossibile, guardate che della TAV, di essere critici della TAV non si poteva nemmeno dire prima. Adesso se sei a favore della TAV sei strano, no? Io lo dicevo senza dire che era la posizione di lì, la mia posizione personale che la TAV, ma di scusa, fosse una cosa che era un investimento sproporzionato.
tanto che ormai mi danno ragione, perché l'hanno diviso per 3 o 4 volte ed è un investimento molto minore, giusto? Però non si poteva neanche dirlo. Io sono stato attaccato perché in questo momento sono a Torino, come potete vedere, a un corteo anti-TAV, cioè solo perché al suo tempo io dissi forse non è il caso di fare il comitato SITAV, perché il PD non è che non era no TAV, fondò il comitato SITAV, che è come se uno vedesse il comitato Sitorricelle, non so, se le robe Allora, quindi cerchiamo di capirci anche sull'acqua, e finisco con quest'ultimo esempio, cito temi ambientali perché sono quelli più caldi per i comitati locali e per la vita. Sull'acqua però noi non ci abbiamo neanche provato a gestire quel dibattito, perché io andavo nella stessa sala ed era la parada di PD, c'erano 5 persone, la parada di acqua ce n'erano 300, telefonavo a Roma e dicevo ragazzi ci sono 295 persone in più del solito. Ah, ma lì sai, non vanno da nessuna parte, i referendum sono un tema di nicchia, perché sta insistendo, noi abbiamo delle proposte da genialata. Noi raccoglievamo, le volevamo raccogliere le firme su una proposta di legge iniziativa popolare del PD. Mentre c'era, no, è vero, sì. Tutto storia questa qua. Allora, io dicevo, scusate, ma perché, anche se non siete d'accordo sul 7% della remunerazione del capitale investito, ma parliamone. Dove cavolo va la gente a parlarne nella politica istituzionale se non con noi? Allora non c'era tutta questa frammentazione, c'eravamo noi e Berlusconi. Si faceva fatica. Allora, questo intendo dire io come forma partito, Antonino adesso è andato via, ma così ci siamo capiti, evocazione politica. Vogliamo stare nei processi, vogliamo stare sulle questioni serie di cui le persone si occupano e danno un contributo per elevare, come si diceva prima, no? Per fare salire il dibattito. Abbiamo gli strumenti però, secondo me sì. La cosa che mi fa più arrabbiare è che dici queste cose le fa già, però anche non le fa in un modo univoco, e anche questo, su questo sono d'accordo, recupero Maganino in ultimo, conflittuale nel dibattito politico. Noi litighiamo solo tra di noi. Noi non attacchiamo, la Lega non l'ha mai attaccata nessuno. Io ho provato l'ebbrezza in Lombardia, no? In una fase più semplice perché era già declinante, ma non si attaccava la Lega, proprio perché era un po'. Non si attacca, io nel libro non parlo bene di Grillo, io ragiono sulle cose che mi piacciono, quelle che non mi piacciono, le occasioni mancate, il tempo perso e anche le cose aberranti che fanno, che sono anche più gravi di quelle che fanno i nostri dirigenti, per capirci. Però non è possibile che noi di fronte, prima si ricordava l'Europa, noi in una campagna elettorale questa volta per Berlusconi abbiamo fatto finta che non ci fosse, ancora peggio dell'altra. Invece c'era, io lo dicevo sempre in tutte le iniziative, finivo dicendo guardate che se non votate Bersani le elezioni le vince Berlusconi, e tutti ridevano, i nostri, perché erano impossibili, dai, dico così è facile, certo, infatti, no, per un pelo, se no eravamo qua a parlare della crisi del PD che arrivava terzo, non primo, male, ma insomma arrivava terzo. Allora, questo è il punto. Ed è su questo che io credo che noi dobbiamo tirare fuori l'orgoglio, non su per nascondere gli errori che abbiamo fatto, quelli li conosce da diagnosi, li abbiamo già, basta tirarlo in buco ormai questa cosa, facciamo sulle cose banali e sulle cose complicate. E però diamo l'idea anche che la politica sia qualcosa di complesso, non sto parlando di quanto costa la stanchezza, perché poi noi i parlamentari sono fantastici, no? Cioè soffrono tantissimo, no? Le interviste, c'era uno figo del Friuli che disse che si vergognava perché sua moglie ci aveva guadagnato troppo poco, uno da chiudere in un bagno da una cubetta, no, per dire che abbiamo anche l'igienico. Però voglio dire, la politica è complicata, perché questo è un segnale anche sull'investimento da dare verso il PD, credo ancora, nonostante tutti i mal di pancia, perché io credo che nel Movimento 5 Stelle verranno fuori tante anime su molte cose, non solo sul microchip, quella che difendeva il fascismo, il cappellaio, io volevo un cappellaio, sono un po' spaventato anch'io, diciamo. Ma perché penso che questa questione non sia banale per far saltare i nervi a loro, ma sia fondamentale, cioè loro vogliono la democrazia diretta. Il tema vero della trasparenza seria è dire volete governare o andare a casa? Volete governare da soli o siete capaci anche di parlare con qualcun altro? Questo è il primo tema. Vediamo se stanotte, domani, la settimana prossima, quella dopo ancora ci sarà un dibattito su questo tema. Ma ve ne dico un'altra. Non so se avete letto l'economista del movimento che si chiama Gallegati, che insegna nelle Marche. Dice cose, sì, che tu li fai così, però dice delle cose già molto più ragionevoli di quelle che dicono nei comizi. Allora, io vorrei capire, e non è una cosa da snob, ma davvero da curioso, qual è la proposta?
perché è vero, c'è la provocazione utile per ragionare, la decrescita che non lo è, le 20 ore che non lo sono, l'euro contrastato ma dopo facciamo un referendum eccetera, un po' come la Lega che era contro l'euro poi fa l'euro regione, cose che non funzionano. Però io dico, qual è la proposta esatta, qual è il dibattito che apriamo? Perché ecco, su questa razionalità appassionata e se consapevole, io vorrei che ci soffermassi, e diciamolo ai nostri amici che hanno votato Grillo, mandagli un'email a Grillo, perché siamo curiosi di saperlo anche noi, siamo curiosi di sapere chi decide le cose, perché se saranno i gruppi parlamentari io sarò felice, se decide Casaleggio con la terza guerra batteriologica, quelle cose lì, un po' meno. Ma lo dico da spettatore quasi, no? Da elettore più che da parte in causa. Dall'altra parte, finisco davvero, se noi possiamo dare un contributo, diamo. Perché io lancio questo appello l'altro giorno sul blog e dico, ragazzi, i parlamentari eletti ce l'hanno un tema su cui si vogliono laureare, senza prendere in giro Giandino, che ho trovato, si è svegliato di fare, no? Lo vogliono studiare bene, lo vogliono spiegare a me? Allora gli ho distribuito un po' di compiti ridendo, no? I colleghi dicono, tu fai il patto di stabilità, tu, no? I famosi punti. E vediamo, perché è così che si lavora poi. Perché se vuoi avere una cosa di invitarne 10 che sanno fare, che hanno seguito tutto un pezzo e che lo sanno raccontare, perché dall'inizio sono posti il problema, e questo è il senso dell'operazione, di trasferirlo a qualcun altro. E forse inizieremo a fare una campagna politica che poi magari ci fa pure vincere le elezioni. Perché è un po' questo il senso, io poi sono convinto che dovremmo trovare un leader che ci voglia, che forse dobbiamo fare un salto in avanti, sono d'accordo, i nomi che circolano, Renzi, Barca, tutti bene, cioè discutiamo. Il problema però è capire che cosa gli facciamo interpretare a questi soggetti. E anche il senso del collettivo, che secondo me è veramente il limite di Matteo, quindi lo dico sempre, siamo sempre lì allo stesso punto. Io se rimango fino alla fine della direzione nazionale non è che sono uno stato masochista, strano, cioè, perché penso che sia il caso di star lì. Se mi fate la domanda, era il caso di star lì o sono deficiente, che sto lì ma dico no, però ha fatto benissimo andare via, sarei andato via anch'io. Cioè, intendiamoci, se è una squadra, è una squadra. Se è il campione, è il campione. Poi come tutti i campioni, piace molto e dispiace molto. Io sarei per una visione, come dire, un po' più collettiva, partecipata e solida. Tutto qua. Andremo avanti, io lo so, con Renzi fino a 90 anni a discutere della storia, perché siamo su questo non ci troviamo. Per tutto il resto io non ho bisogno di dire, non devo dirlo io che... evidente, lo dicevo prima, no? Se non c'è più Bersani, è chiaro che quello che ha perso, tra mille virgolette, perché io lo dicevo già in questa campagna elettorale, io ho chiesto che Renzi fosse candidato vice premier da Bersani, hanno visto tutti, noi siamo partiti così, e dicevo scusate, ma se uno prende il 40% non ha perso, fa parte della proposta politica, come la rappresentate questa proposta politica? Portandolo in giro come Nanni Moretti, perché lui girava, no, diceva a Palermo, il mio invitatore, come dire, non era disponibile, no, platinette, ma che senso ha? Renzi è un soggetto politico, ha partecipato, ha avuto gli strumenti, si può contestargli che non è generosissimo, però vuol dire che lo devi anche valorizzare, no? E vi parla uno che ha vinto le primarie, come vi dicevo prima, con quelle natalizie, ed è finito sesto in lista. Io li valorizzo, cioè io non mi sono lamentato, però uno dice, boh, come gliela spiego? No? Non me la spiego, infatti non ho ancora capito io, ma adesso c'è molto di dopo. Per cui sono successe queste cose. Ecco, appunto. Per cui il mio messaggio è quello di provarci, di seguire questi 15-20 giorni di dibattito parlamentare per capire se riusciamo a fare il governo, e su questo sentiero, con le cose che avete detto stasera, provare anche a costruire il dibattito congressuale. Ovviamente io a Verona sono di casa, per cui quando vogliamo rivederci anche in tono minore, anche sugli argomenti. Stasera si parlava di tutti, si lamentava, insomma stasera abbiamo cercato di raccontare un po' la situazione. Grazie a tutti.